Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Il video di oggi è la seconda parte della Christmas Sustainable Gift Guide che ho deciso di fare per il periodo di Natale, ossia la guida ai regali di Natale sostenibile che ho deciso di realizzare in modo tale da condividere con voi, dato che me lo chiedete spesso, tutti i miei brand preferiti e quei brand che penso siano perfetti appunto come regalo di Natale da fare a voi, ai vostri amici, ai vostri parenti e a tutte le persone che amate. Naturalmente potete applicare questa guida non solo a Natale, ma anche per compleanni o eventi simili da regalare appunto a voi stessi, come ho già detto, o agli altri, perché veramente sono innamorata di tutti questi brand. Mi raccomando, dal momento che questa è la seconda parte, se vi siete persi la prima parte, non dimenticate di andarla a vedere, ve la lascio nella i qua sopra in descrizione e qua sotto. Per rendere il video un pochino più divertente e interessante, ho deciso di dividere in categorie di persone i diversi regali che ho deciso di suggerirvi. Nel video precedente abbiamo trattato i regali per il minimalista o la minimalista, la fanatica o il fanatico e la creativa, il creativo. Oggi invece andremo a parlare della casalinga e della sportiva. E se mi vedete che sto guardando qua sotto è perché appunto ho tutti gli appunti scritti sul mio bullet journal. Prima però di cominciare con le altre due categorie, ci tengo a dire che l'altra volta mi sono dimenticata di farvi vedere tre cose che penso siano perfette da mettere nella categoria fanatica o fanatico, ma penso che siano perfetti anche per la minimalista o il minimalista, perché adoro questi prodotti e sono così semplici, delicati e come piacciono a me che veramente li raccomando a tutti. Allora, il primo, parlando appunto di semplicità e delicatezza, è questa collana che mi è stata inviata da una marca eccezionale che ho scoperto da pochissimo, ma che veramente adoro per la campagna che stanno facendo riguardo il riciclo, e si tratta di un piccolo brand gestito da donne, la cui pagina Instagram è fantastica, quindi mi raccomando, andate a seguirlo, chiamata Ara de Altar, che realizza gioielli tutti realizzati in argento riciclato. Quindi riciclano praticamente tutto quell'argento che non viene utilizzato, lo fondono e creano nuovi gioielli che sono splendidi. Sono semplici, di una semplicità incredibile, ma io li trovo veramente delicati, eleganti, fantastici. Mi raccomando, andate a vedere il loro sito web e la loro pagina Instagram. E mi hanno inviato questa splendida collana che sto mettendo sempre da quando l'ho ricevuta, bellissima. E questa è la loro classica collana, mi sembra la numero 2, perché hanno la numero 1 e la numero 2, non so perché, perché una è leggermente più grande, questa è quella leggermente più grande e la più lunga, quindi mi sembra 18 inch. Comunque potete andarla a vedere nel sito e la adoro veramente, penso che sia un perfetto regalo di Natale. Un'altra marca che vi voglio raccomandare, di cui ho anche un codice sconto, di cui non sono sponsorizzata e che ho trovato per caso quando sono andata a Palermo quest'estate in Sicilia, è Nana Ristova, un altro piccolo brand made in Sicilia, quindi fantastico, tutto italiano, che realizza con delle tecniche particolarissime thailandesi dei gioielli tutti ecosostenibili, con una colla ecosostenibile eccezionale. Vi lascio il link qua sotto e anche tutti i codici sconto che ho di tutti i prodotti che sto parlando, se riesco appunto a contattare le aziende ed avere qualche codice sconto, quindi mi raccomando, guardate la descrizione. E adesso possiamo continuare a parlare delle nostre categorie e andremo a parlare della casalinga, l'amante della casa e di tutte queste cose che amiamo fare appunto quando ci troviamo nella nostra stanza o nella nostra casetta, cominciando da un libro che ho acquistato a inizio ottobre su Amazon e che ho adorato, che voglio rileggere assolutamente perché mi serve anche per il progetto di tesi che sto sviluppando e che è perfetto non solo perché è bello da leggere, ma anche bello a livello estetico. E ve ne ho già parlato, si tratta di Simple Matters, ossia il nuovo libro realizzato da una youtuber di cui vi parlo spesso, Jenny Mustard, che ammiro molto e la cui estetica è veramente splendida. Adoro il suo modo di fare, la sua creatività, e il libro è fantastico, tratta di lavoro, stile di vita e casa e il suo approccio in quanto scandinava nella casa, e lo trovo bellissimo e lo raccomando sempre a tutti e penso che sia un perfetto regalo di Natale. Dopodiché, come non posso parlarvi del mio amato diffusore di Musi. Ormai non compro più candele perché da un anno a questa parte sto sempre utilizzando il diffusore appunto di Musi che mi è stato regalato a Natale l'anno scorso dai miei genitori e che mi sono appositamente portata
stata a Londra perché mi aiuta tantissimo, soprattutto la sera, a rilassarmi e a dormire. Infatti gli oli essenziali per me sono fondamentali per rilassarmi la sera e non c'è assolutamente sera in cui non accendo almeno per 30 minuti il mio amato diffusore. E se volete invece optare per delle candele, vi raccomando sempre di optare per candele che siano soy based, ossia fatte con la soia e non con grassi animali. E mi raccomando, andate a vedere perché ci sono delle candele che comunque possono creare dei problemi se accese per tanto tempo in spazi chiusi, quindi mettete sempre un occhio di riguardo quando andate ad acquistare, specialmente le candele. E infine, per l'amante delle face mask oppure tutte queste cose di bellezza e cura per il corpo, perché non optare per i prodotti Lush, che io personalmente adoro e che sono tutti naturali, oppure per i prodotti Lamazuna. Ad esempio, io mi sto trovando benissimo con i loro shampoo, ma anche e soprattutto con i loro struccanti riutilizzabili, ossia le salviettine struccanti che poi rilavo e con cui mi strucco sempre, e quindi non utilizzo più i dischetti usa e getta, il che è fantastico perché creo meno sprechi. E concludiamo con la categoria dei regali per lo sportivo o la sportiva, e come non posso iniziare parlandovi delle bottiglie d'acqua riutilizzabili, ossia quelle di metallo che mantengono l'acqua o calda o fredda e che sono fantastiche perché non solo ti mantengono l'acqua calda o fredda e ti fanno bere di più perché ce l'hai sempre a portata di mano, ma allo stesso tempo permettono appunto di non comprare sempre tutta questa plastica che si sa ormai è il male del mondo. Quindi sì, ci sono tantissime marche e io personalmente ho quella di Organic Basic con cui mi trovo benissimo, e invece quella bianca che mi chiedete sempre dove l'ho comprata, l'ho presa da Coin un sacco di tempo fa. E poi ci tengo a raccomandarvi un'altra marca di leggings di sportwear, ossia di capi sportivi, oltre a Budi, che è quella che vi ho raccomandato nel video precedente, e ossia Yoiqui, spero che lo pronunci bene, ed è un'altra marca che realizza soprattutto leggings e capi appunto per la palestra o capi basici, tutti fatti in cotone organico. Io ho un paio dei loro leggings e sinceramente mi trovo molto molto bene, quindi assolutamente raccomandato. Quindi questo era tutto per il video di oggi, sono stata felice sinceramente di aver condiviso con voi delle marche che io sinceramente amo e adoro e sono felice di supportare in questi due video. E fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscete qualche altra marca che ammirate e la cui campagna diciamo è valida a tal punto da essere condivisa con gli altri. Se mi piace, commentate, iscrivetevi se ancora non vi siete iscritti, seguitemi su Instagram, io vi mando un bacio enorme, vi auguro delle splendide vacanze di Natale e noi ci vediamo prestissimissimo, promesso, con un nuovo vlog e un nuovo video. Muah!